siamo arrivati al momento più importante. Venditore e acquirente sono giunti a un accordo. Il più è fatto, ma la compravendita però non è ancora conclusa. Ci sono ancora molti passaggi da seguire, ma non preoccupatevi. Il vostro consulente sarà al vostro fianco fino alla conclusione dell'affare, che avverrà circa 40-50 giorni dopo la conclusione dell'accordo. Per la preparazione dell'atto di compravendita, eventuali clausole che l'acquirente ha inserito nell'offerta dovranno essere risolte e tutti i documenti dell'immobile dovranno essere inviati al notaio per le verifiche necessarie. C'è un ultimo passaggio che dobbiamo ancora considerare. Se il vostro acquirente ha richiesto un mutuo, riceverete una visita da un perito della banca, il quale esaminerà la vostra casa per valutare che la somma richiesta dal vostro acquirente sia congrua con le condizioni ed il valore della casa. Quando tutte queste fasi saranno superate, lascerete la vostra casa e vi troverete dal notaio. Qui sottoscriverete l'atto di compravendita, riceverete il saldo del prezzo di vendita in assegni circolari e consegnerete finalmente le chiavi. E l'affare è concluso.